opera della produzione dell'attività di Giuseppe Raimondi, che credo fondamentale, insieme agli altri che abbiamo già affrontato nelle conferenze precedenti. Quindi grazie che è qui, e grazie ai relatori. Buonasera, grazie Filippo. Io introdurrò brevissimamente i due relatori perché hanno molte cose, da dirci, quindi non voglio sottrarre tempo a loro. Vi ringrazio tutti, anche io per essere qui e sono molto contento di ritrovare due amici. Una è Eleonora Conti di lunga data, poi anche intuirete anche perché. E Daniel Raffini invece di meno lunga data, ma insomma abbiamo in comune delle frequentazioni isolane di cui lui non so se si ricorda, ma un mitico convegno alle Isole Tremiti di cui dovremmo raccontarvi un giorno, insomma le cronache racconteranno un giorno. Io sono appunto molto contento intanto di introdurre la mia amica, la studiosa, la bravissima Eleonora Conti. Che è una, noi la conosciamo tutti come autorevole studiosa di Giuseppe Ungaretti, tutti i fan ungarettiani fanno insomma riferimento ai suoi studi e proprio del rapporto Ungaretti-Raimondi, un rapporto fecondissimo di cui lei stessa ci parlerà oggi. Eleonora Conti è allieva di Ezio Raimondi, come molti di noi, e anche poi di François Lévy alla Sorbona, dove ha fatto il dottorato proprio studiando la funzione di mediatore culturale di Ungaretti tra Italia e Francia e soprattutto nel periodo tra le due guerre, che è proprio il periodo oggetto di questa conferenza. Però Leonora Conti ha scritto libri, saggi su Savinio, Bontempelli, Tabucchi, Tondelli e sulla narrativa italiana contemporanea, quindi è una novecentista e anche un po', come si dirà, duemillista forse, non so, contemporaneista a pieno titolo. Eleonora Conti, dopo presenterò anche Daniel Raffini, posso anche dire due parole su di lui anche adesso, così condensiamo proprio e lasciamo il tempo proprio genuino alle due relazioni. Daniel Raffini è dottore di ricerca alla Sapienza Università di Roma, è uno studioso di riviste letterarie, soprattutto, e di relazioni tra letteratura, guerra e potere. È uno specialista di due autori molto interessanti, per motivi molto diversi. Uno è Juan Rodolfo Wilcock, scrittore plurilingue, multiculturale dalla densa biografia. L'altra è Lalla Romano, che è insomma, la scrittrice sulla quale lui ha scritto molti libri e saggi e grazie alla quale io l'ho proprio conosciuto appunto in quel famoso convegno alle Isole Tremiti. Daniel Raffini ha scritto recentemente un libro molto interessante che si intitola Trovare nuove terre o affogare, europeismi, letterature straniere e potere nelle riviste italiane tra le due guerre. Quindi già da questo sottotitolo capite che la collocazione di Raimondi, di Giuseppe Raimondi tra le due guerre sarà proprio il nucleo poi proprio della conferenza di oggi. Parto da Eleonora Conti, quindi partiamo da Eleonora Conti, la cui relazione si intitola Nel laboratorio delle riviste, il sodalizio Ungaretti-Raimondi tra commerce e l'italiano. Grazie Eleonora, grazie a tutti voi. Ho acceso? Sì, mi sentite. Grazie Stefano della presentazione, grazie, sono molto felice anch'io di averti ritrovato e grazie a Filippo Milani dell'invito, ai curatori della mostra. È un piacere veramente tornare su Giuseppe Raimondi perché quel convegno del 1996 era stato il mio primo convegno, quindi c'era stata anche un'emozione molto grande, insomma, nel mettere finalmente le mani sulle carte, il carteggio fra Ungaretti e Raimondi che avevo così vagheggiato durante lo studio della tesi di laurea e mi sembra incredibile poterlo poi toccare, studiare, insomma, e poi anche pubblicare, insomma, in seguito. Quindi grazie dell'invito, veramente molto molto gradito. E io parlerò del sodalizio fra Giuseppe Raimondi e Giuseppe Ungaretti a partire dalle loro lettere, perché sono veramente un documento, una serie di documenti molto stimolanti e interessanti per il taglio, insomma, di questo pomeriggio. Giuseppe Ungaretti si trova ancora al fronte quando nel febbraio del 1918 comincia la corrispondenza epistolare con Giuseppe Raimondi. Una licenza gli permette di venire a Bologna, di fare tappa a Bologna per conoscerlo dal vivo
E fin da subito gli argomenti di discussione fra Raimondi e Ungaretti sono dapprima i comuni amici su cui entrambi scrivevano e che frequentavano in quegli anni, e nonostante la guerra, Carlo Carrà, poi Bino Binazzi e via via nelle lettere, proprio un fuoco di fila di nomi che per noi sono proprio i fondamenti del primo Novecento: Soffici, Savinio, Campana, Palazzeschi, Papini, Cardarelli. Le prime lettere subito registrano questa grande vivacità culturale di interessi comuni. Raimondi del resto nel marzo del 18 aveva appena fondato la raccolta insieme a Riccardo Bacchelli e invita subito Ungaretti a collaborare, quindi l'inizio, l'esordio di questa conoscenza è proprio nel segno delle riviste, delle collaborazioni reciproche. E Raimondi è giovanissimo, ha solo 20 anni e come attivo promotore di riviste a Ungaretti piace moltissimo subito, infatti gli chiede di ricevere i primi numeri della raccolta. E poi già con la lettera del maggio 18, quindi la prima del febbraio, già nel maggio 18 siamo alla nona lettera, quindi appena 3 mesi dopo essersi conosciuti, affida la raccolta a 7 liriche, complessivamente intitolate Atti primaverili ed altre stagioni, il cui manoscritto si trova e conservato fra le carte di Raimondi, e che poi vedranno la luce nel giugno del 18 sulla raccolta. Dicevo, Raimondi ha solo 20 anni, Ungaretti ne ha già 30, è già il poeta che è esordito con Il porto sepolto nel 16, quindi questo divario di 10 anni spiega perché nel corso di questo epistolario, insomma di questo carteggio, spesso Ungaretti sia un po', come dire, il faro che dà un po' la direzione, anche se Raimondi è veramente molto attivo e collabora fattivamente a qualunque proposta Ungaretti gli lanci. È un carteggio che comprende 80 lettere e si ferma al 1966, quindi sono quasi 50 anni di lettere. Un'amicizia, un rapporto intellettuale intensissimo, soprattutto in certe fasi di questo loro scambio. E la voce di Ungaretti è la voce che fa la parte del leone, perché su 80 lettere sono 68 quelle tra cartoline e lettere firmate da Ungaretti. Sono solo 12 le lettere di Giuseppe Raimondi, ma per motivi anche facilmente spiegabili, Ungaretti si è trasferito e ha traslocato nel corso della sua lunga vita fra 3 continenti continuamente. E invece forse Raimondi, più stanziale, conserva di più le lettere dell'amico. Qualche lettera poi di Raimondi ce l'abbiamo perché è la minuta di una malacopia spedita, dunque è lui stesso che ha conservato le lettere spedite a Ungaretti, quindi 80 lettere. Che cosa accomuna? Che cosa rende possibile uno scambio così lungo, così duro e così proficuo? Beh, intanto sono evidentemente entrambi molto interessati in quel 1918, che è un anno di smobilitazione e ripartenze. Le prime lettere di Ungaretti sono dal fronte, anzi sono delle cartoline. Un anno di smobilitazione e ripartenza in cui c'è un grande entusiasmo che circola anche nelle lettere, nelle cartoline di Ungaretti. E sia Ungaretti che Raimondi sono appassionati e interessati alla produzione poetica e artistica italiana e francese. Quindi c'è questo doppio legame Italia-Francia che da subito cementa il loro rapporto. Con una sintonia che poi spiega perché questo rapporto dura così tanto. Per usare un'espressione ungarettiana, entrambi scelgono i propri antenati francesi e sono antenati comuni, Baudelaire, Rimbaud, La Fogg, che Raimondi legge nel 20, poi Mallarmé, L'Otréamont, Pascal, più tardi Valéry. E spesso Ungaretti è un po' la guida alle letture raimondiane, come si evince dagli scritti di Giuseppe Raimondi, per esempio gli scritti raccolti nello scrittoio del 1960, dove ogni volta che parla di letteratura francese il nome di Ungaretti compare, o molto spesso. L'attenzione alla Francia è per entrambi un modo per cercare di svecchiare il più possibile la cultura italiana nel confronto con il paese d'Oltralpe. La Francia è un po' un'ispirazione, un modello ispiratore per entrambi. E poi c'è da dire che entrambi dimostrano, nel corso del lungo dibattito che si trova nelle lettere, una fiducia molto forte nella moralità e nella civiltà della parola, nel compito del letterato. A questo sono fedeli fino alla fine. Quindi tutti i motivi che giustificano il perché poi questo rapporto sia stato così lungo e proficuo.
ma soprattutto, e questo è un tratto caratteristico, entrambi sono interessati e fanno continuamente progetti. Dunque Raimondi è l'interlocutore ideale per Ungaretti nel progettare, nel lanciare idee sull'utilità di una grande rivista che sia una vetrina delle principali correnti artistiche italiane e le possa portare sulla scena europea. Vi faccio un esempio da una lettera del 1918. Scrive Ungaretti, pieno di entusiasmo, dalla zona di guerra: bisogna lavorare per farci conoscere in Francia e nel mondo. C'è da noi una dozzina di scrittori e un'altra dozzina di artisti e un ambiente giovine che va allargandosi. Un movimento, insomma, ormai in pieno épanouissement, paragonabile alle grandi ore iniziali del romanticismo e del simbolismo. Non so che altrove in Europa si producano cose altrettanto espressive. Poi spera di essere inviato di lì a poco a Parigi, a lungo, dove conta di lavorare, sono parole sue, da buon soldato a quest'opera di vera italianità. Quindi in questo senso lo spazio del carteggio è veramente un luogo di dibattito in cui i due interlocutori esprimono, insomma, le caratteristiche della loro politica culturale, le loro posizioni rispetto ai vari movimenti che si affermano in Italia fra le due guerre. E poi queste lettere spesso sono un'officina di lavoro, sono proprio un dietro le quinte necessario per comprendere quello che sta succedendo sulle riviste dell'Entre deux Guerres, su quelle a cui entrambi collaborano. E diciamo che il carteggio possiamo isolare nel carteggio due snodi in cui le lettere si fanno particolarmente dense. C'è lo snodo del 1918, che dicevo, ma che qui trascurerò perché alla conferenza di dicembre Franca Bruera e Daniela Baroncini hanno parlato a lungo, insomma, del rapporto tra Ungaretti, Raimondi e le avanguardie, insomma, di quegli anni. E poi c'è invece un quadriennio su cui vorrei dare qualche ragguaglio in più, che è il quadriennio 1925-1928, con un'impennata molto significativa nel 1926, che conta 24 lettere su 68 complessive di Ungaretti. Le lettere di Raimondi sono tutte più tardi, riguardano il secondo dopoguerra, quindi qui la voce di Ungaretti, quella che si sente soprattutto. Perché questo quadriennio è così interessante? Perché è così denso di lettere? Beh, entrambi collaborano, per esempio, all'Italiano di Leo Longanesi, il giornale fondato qui a Bologna nel 1926. Sono gli anni in cui Ungaretti sta mettendo a punto i due poli fondamentali di tutta la sua poetica, cioè Innocenza e Memoria. Una versione di questo saggio appare proprio sull'Italiano, a cui collaborano entrambi. Sono gli anni in cui Ungaretti collabora con alcune riviste parigine, diciamo così, proprio l'apice della produzione in rivista francese, cioè Commerce e La Nouvelle Revue Française. E sono anni in cui quindi Ungaretti e Raimondi rielaborano un po' il rapporto Francia-Italia, visto che è mutato il clima, è mutato anche il clima politico, l'Italia è entrata in un frangente storico piuttosto, insomma, difficile, e quindi, insomma, non cambiano tanto le tematiche, ma un po' l'angolatura da cui Ungaretti e Raimondi, pur fedeli alle loro prese di posizione, osservano il rapporto Italia-Francia, il rapporto tra le lingue, la traduzione, eccetera. E poi il 26 è l'anno in cui Ungaretti si scontra duramente con Vincenzo Cardarelli, e quindi qui Raimondi fa da paciere, e proprio il suo ruolo è proprio quello di ricucire il rapporto tra i due amici per questioni di rivalità nel rapporto con Parigi, per questioni di primato, insomma, poetico. Ed è il momento cruciale soprattutto della polemica che oppone Ungaretti a Massimo Bontempelli riguardo Novecento, Cahiers d'Europe et d'Italie, la rivista italiana in lingua francese che intendeva inserirsi in quella tradizione che esisteva già, insomma, da decenni, da fine Ottocento, di periodici ponte fra Italia e Francia, quindi una lunga tradizione di giornali italiani in lingua francese, proprio per facilitare lo scambio. Però in un momento storico particolarmente delicato, come è quello dello snodo, insomma, del 25-26. Molti ostacoli anche di tipo ideologico impediscono a questa rivista di funzionare, e Ungaretti, sia per ragioni letterarie che emergono molto chiaramente dal carteggio con Raimondi
e che Raimondi mostra di condividere, ma anche perché non vuole che gli sia strappato di mano di nuovo questo ruolo di mediatore con la Francia, quindi lo sente un po' messo in pericolo dall'iniziativa di Massimo Bontempelli. Insomma, si scontra duramente. Sappiamo che addirittura arrivano a un duello, si sfidano a duello nel giardino della villa di Pirandello a Roma. Ungaretti le prende, nel senso che Bontempelli è quello che esce vincitore dal duello, poi nonostante le promesse di non tornare più sulla questione, perché sul campo hanno risolto insomma la questione, in realtà per tutto il 27 l'italiano di Leo Longanesi, a cui collabora appunto in quegli anni, in quei mesi, Giuseppe Raimondi, ci mostra che in realtà la polemica è condotta con una veemenza pazzesca e che dietro a questa polemica c'è la regia di Ungaretti. Quindi ecco, Raimondi interviene sull'italiano schierandosi, ma anche Longanesi, con l'idea di Ungaretti rispetto a Bontempelli, soprattutto nella rubrica che firma con il nome de plume de Il Giocatore, GR. Quindi si riconoscono facilmente i suoi interventi firmati così. E questi interventi, Il Giocatore, adesso ve ne leggerò uno breve, tengono in gran conto delle indicazioni che Ungaretti gli dà nelle lettere, sembrano quasi delle veline in cui proprio gli dice cosa dire e cosa non dire, che Raimondi conservava tra le sue carte. Le accuse a Bontempelli e al novecentismo da lui propugnato vanno dal ripudio della tradizione, cioè Bontempelli sembra aver ripudiato la tradizione in nome di un'idea vaga di modernità, e quindi è questo che non torna, e riguarda il mito della traducibilità dei testi letterari che, secondo le accuse di Ungaretti, Raimondi, Longanesi, mirano al contenuto a discapito della forma e insistono soprattutto sul ritardo di questa operazione di rottura col passato che secondo loro ha già svolto Marinetti, quindi come dire, lui doveva essere il capo del Novecento, scrive a un certo punto Raimondi, a firma Il Giocatore, in un numero dell'italiano del novembre del 26. E vi leggo un pezzettino, insomma, per farvi capire anche lo spirito di questa polemica. A volte ha, insomma, degli accenni molto più duri, anche abbastanza pesanti. Altrove invece è più giocosa, un po' nello spirito di Longanesi. Scrive Raimondi, a firma Il Giocatore, Massimo Bontempelli, che come Socrate ama la compagnia dei giovani, per non esserne privato, si è fatto il fondatore del Novecento. E ai giovani egli rivolge ammonimenti e consigli. In poche parole ricorda quali sono i principi per cui si va a combattere contro la lingua, la grammatica, la tradizione italiana, in difesa del cinematografo, del jazz band e di altre scoperte moderne. Il suo sdegno adimira soprattutto la malcapitata tradizione. Egli nega che la tradizione sia quella che si è sempre creduta tale, per tale. È un'altra cosa, ma non dice di preciso quale. Certo non c'entra con Petrarca e Leopardi. È una cosa che ha relazione col cinematografo, pare, e con la cronaca del giornale. Consisterebbe dunque nell'essere la tradizione di chi non ha tradizione. Cosa già detta dal nostro grande amico Marinetti, che in fondo, ben più di Bontempelli, meriterebbe di essere il direttore del Novecento. Quindi è la svolta del 1925, le lettere tacciono tra il 22 e il 24, insomma c'è solo una lettera bellissima peraltro di Raimondi che riguarda la polemica con Soffici sull'arte, insomma. E poi quando nel 25 riprendono, insomma, ci si rende conto che il clima è veramente cambiato, molto teso, acceso, a volte proprio viziato in molti casi. Nonostante questo, nonostante appunto questa polemica, dalle lettere e dagli interventi sulle riviste, Ungaretti e Raimondi rimangono fedeli ai loro ideali di europeismo, cioè non accettano il modello bontempelliano, ma loro propugnano una forma di europeismo, di amore per la Francia, confronto proficuo tra le lingue, tra le letterature, credono nell'onestà della parola. E la lotta però, come dicevo, a volte si fa veramente dura, anche un po' violenta. E nell'intensificarsi delle lettere dal 25, quindi rispetto al 18, il progetto in fondo rimane lo stesso, il desiderio di una rivista vera, che raccolga il meglio di quanto si produca in Italia. In quegli anni c'era stata l'avventura della Ronda,
a cui Raimondi aveva collaborato, insomma, con un ruolo importante. Ungaretti non sposa tanto il modello della ronda, non è quello il neoclassicismo che gli interessa, rimane fedele a questa forma di nuovo classico, come lo chiama lui, oggi lo chiameremmo modernismo, che resta fedele alle sperimentazioni di inizio secolo, a forme miste di poema in prosa, a una reinterpretazione dinamica della tradizione che è più nel solco di Eliot, di Larboce, cioè degli autori che di lì a poco saranno poi rappresentati in commerce, e che non rinuncia agli sperimentalismi anche mentre il vento politico sta cambiando. Ungaretti lo dimostra proprio in questa polemica con Ardengo Soffici e ancora a Parigi, siamo nel 21, in cui Ungaretti scrive a Soffici: ma in Italia è vero che non c'è più libertà, siamo il 18 giugno da Parigi, del 21 da Parigi. Butta al diavolo la politica, scrive a Soffici, ritornaci libero come quando svegliavi dalla vita e dalla tradizione, che è sempre stata in te profonda, come in qualunque artista degno di questo nome, un sogno nuovo. La politica è fatta di bassi interessi, quasi sempre, anzi sempre. Non fartene più strumento. L'arte, ma senza la maiuscolo, come usavi fare fregandotene un po', è il buon modo di farne di quella seria e che rimane. Ma dunque in Italia non volete ridiventare un po' matti? Ecco, però poi noi sappiamo che l'avvento del fascismo, l'irrigidimento del regime in seguito al delitto Matteotti spazzano via ogni possibilità di compromesso per gli intellettuali che adesso devono assumere una posizione precisa anche politica. La censura, le leggi sulla stampa tra fine 25 e inizi 26, insomma, rendono molto duro il confronto. E Ungaretti è sconsolato e scrive a Giuseppe Raimondi nell'agosto del 25 una serie di esclamativi tipo: povera letteratura italiana, poveri noi, più sbandati di così, senza una rivista degna di questo nome, con uno spirito dentro che l'animi, eccetera. Ma quanti altri esclamativi dovrei buttare via? Ecco, quindi non cambia il desiderio di avere una rivista che conti, che in qualche modo faccia da collante. Del resto nel 1924 a Parigi, insomma, non si perdono d'animo Ungaretti e Raimondi, nel 1924 a Parigi era nata Commerce, che fin dal titolo denunciava la volontà di abbracciare in una sorta di unico grande scambio internazionale le forze più vive della letteratura di tutti i tempi, ed era diretta da Paul Valéry, da Léon-Paul Fargue e da Valéry Larbaud. Al suo interno, chiamato direttamente dalla fondatrice, mecenate, finanziatrice americana Marguerite Caetani, principessa di Bassiano, con la mediazione dell'amico Jean Paulhan, che è amico fraterno sia di Marguerite che di Ungaretti, Ungaretti viene chiamato in un'opera di mediazione come consigliere straniero per le lettere italiane. Quindi la Francia rimane il suo modello, il suo riferimento privilegiato. E che cosa fa Ungaretti? Subito chiede aiuto a Giuseppe Raimondi, lo coinvolge immediatamente nella ricerca dei testi che la principessa gli affida. Dapprima sono testi antichi, poi anche i moderni. Solo queste lettere, quindi solo il corteggio con Giuseppe Raimondi, oltre a quello con Paulhan, documenta il lavoro di Ungaretti per Commerce. Quindi veramente è centrale l'apporto di Giuseppe Raimondi, è il suo interlocutore privilegiato. E, potresti darmi qualche indicazione, viaggi, prosa scientifica, qualche cosa che possa stuzzicare il pubblico finissimo internazionale della rivista, scrive a Giuseppe Raimondi nel febbraio del 26. E le ricerche intraprese da Giuseppe Raimondi e da Ungaretti attestano veramente la serietà con cui si accingono a questo compito. Il Nerli, Gasparo Gozzi, l'Algarotti, Bartoli, il Sassetti, il Pananti, il Guazzo passano in rassegna una infinita quantità di autori. E sono tutti suggerimenti appunto di Giuseppe Raimondi. Quando poi Ungaretti viene chiamato anche per i moderni, di nuovo Ungaretti si rivolge a Giuseppe Raimondi: dammi un consiglio anche sui moderni. E queste lettere sono interessanti perché mostrano veramente, fanno di nuovo un panorama delle lettere italiane di quegli anni. E in una lettera dell'aprile del 26, tra l'altro, c'è una notazione a cui sono molto affezionata, in cui Ungaretti scrive a Raimondi in questa rassegna: Svevo scrive in triestino, ma è un tipo veramente in gamba. E come ricompensa del lavoro svolto, Ungaretti propone alla principessa di Bassiano di tradurre in francese, perché su Commerce i testi erano tutti tradotti in ottimo francese, dei testi di Giuseppe Raimondi, e le propone Acque nella regione emiliana e probabilmente anche La conversazione di Galileo con Cesare Marsili.
E la proposta probabilmente avrà lusingato Giuseppe Raimondi, perché su Commerce, con la mediazione di Ungaretti, riescono a uscire Barilli, Cardarelli, Cecchi, anche Bacchelli, poi attraverso un altro mediatore. Quindi ci sarebbe stato bene, insomma, comodo in questo salotto, diciamo. È una modernità quindi che risente, no, quella che passa su Commerce attraverso Ungaretti, delle discussioni con Giuseppe Raimondi. E qui, visto che la voce di Ungaretti la fa un po' troppo da padrona, no, in questo carteggio, invece mi piace farvi ascoltare la voce pacata e riflessiva di Giuseppe Raimondi, che sul convegno di Enzo Ferrieri nel settembre del 25 pubblica un ringraziamento per Commerce, un articolo che trae spunto dal fatto che ha appena ricevuto alcuni fascicoli della rivista e con molta sensibilità e finezza tocca alcuni snodi chiave del rapporto Italia-Francia, mentre commenta testi di Paul Valéry e testi di Ungaretti che sono usciti sui fascicoli di Commerce che ha ricevuto da poco. E parte da un'osservazione tratta da Alessandro Verri, che stava ragionando sulla traduzione di Monsignor Giacomelli dei Detti di Socrate, e prende le distanze Raimondi da questa posizione, perché scrive: io riflettevo che poteva essere un poco eccessiva la decisione con la quale egli, il Verri, stabilisce la nessuna affinità tra la lingua francese e l'italiano. L'italiana, pensavo soprattutto che potesse non essere nel giusto il concetto di voler tenere rigorosamente l'una all'oscuro dell'altra, quasi per un timore di imbastardimento. Siamo nel 25. Nel settembre del 25 un'osservazione così, ecco, può essere abbastanza, no, delicata, no, nel contesto italiano. Infatti se ne accorge, scrive: questione azzardata che importerebbe conclusioni particolarissime. Poi continua che però, leggendo, rileggendo Foscolo, si è confermato in questa idea, si è confortato in questa idea, e scrive: quando l'accostamento tra l'italiano e il francese era avvenuto, non sempre le conseguenze erano state degne di riprovazione, quindi plaude al fatto che Benjamin Cremieux abbia appena tradotto su Commerce Quattro pensieri di Leopardi, quindi gli piace il concetto della traduzione. E poi prosegue con altri esempi, tra l'altro Joachim du Bellay, e dice: mi sembra che la asciutta e preziosa poesia di Joachim du Bellay si sia, anziché intorbidita, piuttosto fatta maggiormente lucida e calda al contatto col Petrarca, eccetera. E poi stabilisce anche il rapporto che secondo lui deve esserci fra le lingue, non troppo intima ma cordiale questa relazione, come deve essere quella che regola la vicinanza di due creature oneste e grate. Quindi a partire da un circostanziato confronto tra letteratura francese e italiana attraverso i secoli, Raimondi sottolinea con pacata finezza una delle caratteristiche di Commerce, cioè l'importanza della traduzione. La rivista dava tutti i testi in traduzione francese, e se la traduzione non era abbastanza raffinata, questi testi venivano esclusi. Uno dei motivi per cui una novella di Massimo Bontempelli non viene pubblicata su Commerce, a parte l'ostilità di Ungaretti che abbiamo già detto e su cui non ci piove, è che è tradotta male. Tant'è che a un certo punto Bontempelli ha dato alla principessa questa novella già tradotta in francese, lei gli chiede: ma non me la può dare in originale, che la traduciamo noi? Ma lui ha problemi di diritti con la traduzione, insomma non comparirà Bontempelli su Commerce. Questo adesso è possibile leggerlo perché Massimiliano Tortora e altri studiosi che lavorano alla Fondazione Camillo Caetani stanno pubblicando tutti i carteggi con Marguerite Caetani, e sono molto, molto interessanti, con i suoi tre direttori, i suoi traduttori. Quindi, di nuovo, scritto in cattivo francese non funziona. Ungaretti dice: ma insomma, Bontempelli non vorrà fare fallire come aveva fallito La Vraie Italie, quella rivista in cattivo francese che Papini e Soffici avevano fatto nel 1920. Dov'è il souci de la forme, per dirla con Valéry Larbaud, che era uno dei collaboratori principali di Commerce? Ecco, questa centralità della traduzione che Ungaretti e Raimondi sottolineano non è soltanto una questione letteraria, perché l'ideale che Commerce propugna si inserisce in una linea politica di amicizia fra le nazioni, di distensione franco-tedesca dopo il primo dopoguerra, promossa dai due ministri degli affari esteri francese e tedesco, cioè Aristide Briand e Gustave Stresemann, proprio in quegli anni. Lo ricorda
Antonietta Sanna in uno studio del 2016 su Commerce e la Nouvelle Revue Française. Proprio nel 25 a Parigi era nato l'Institut International de Coopération Intellectuelle, che poi sarà sostituito dall'UNESCO, a cui partecipavano personalità come Freud, Einstein, Thomas Mann e Paul Valéry, che è uno dei direttori di Commerce, quindi un faro, no? Per Ungaretti e Raimondi. Quindi, e tra gli obiettivi dell'Institut c'era proprio quello di radunare gli intellettuali intorno a un progetto di respiro europeo, ma anche di tradurre e valorizzare le lingue e i dialetti d'Europa. Quindi la presa di posizione di Raimondi è molto più che una posizione, un'osservazione linguistica o letteraria. Questo contesto e questa presa di posizione in quel contesto lì è tutt'altro che scontata. Qualche breve ragguaglio sull'italiano a cui ho già accennato. Leo Longanesi fonda l'italiano, che non ha ancora 21 anni, non può nemmeno firmare da direttore i primi numeri del giornale perché è minorenne, e chiama subito Raimondi, pochi mesi dopo, a collaborare al giornale, un giornale che ha questo sottotitolo abbastanza imbarazzante, insomma, che poi forse ha determinato anche, come dire, un po' di cautela, no? Degli studiosi nei suoi confronti, e cioè Rivista settimanale della gente fascista e poi Foglio quindicinale della rivoluzione fascista. E però è un giornale che, quando Raimondi entra, insomma, come organizzatore della pagina culturale, dà un sacco di spazio ai dibattiti letterari e si allinea con riviste come Il Selvaggio all'inizio, per cui si capisce perché, insomma, la stracittà di Bontempelli non passi. Però, insomma, l'italiano e Commerce, questi due giornali che, insomma, ho cercato di porre alla vostra attenzione, anche già dal nome, no? Mostrano la complessità dell'epoca. Il Foglio bolognese di Leo Longanesi, stampato con la finezza del ritorno tipografico al bodoniano classico, Longanesi era attentissimo alla forma, alla tipografia, che vuole rinverdire le radici dell'italianità, e quella rivista francese Commerce, che invece vuole essere una tribuna aperta nel confronto con le letterature di tutte le epoche, di tutti i paesi, offerte in ottimo francese. Insomma, ambiguo e complesso. Ma anche la collaborazione all'italiano, in fondo, implica un percorso non lineare e non a senso unico, come quel sottotitolo potrebbe far pensare. Lo raccontava già Franco Contorbia, che è un finissimo conoscitore dei periodici del Novecento, nell'intervento d'apertura al convegno del 96. Ora il suo intervento figura in apertura del volume Carte e dialoghi intellettuali del 98, in cui Contorbia mostra quanto sia complicata la posizione anche politica di Longanesi, cioè quanto offra spiragli a quell'ortodossia di regime con il suo umorismo graffiante, l'umorismo sia della matita sia della penna. E poi la sua capacità di relazionarsi con riviste, penso alla Fiera Letteraria di cui parlerà fra poco Daniel, di Fracchia, che si muovevano anche in un'altra direzione e che pure lui, Longanesi, aveva sbeffeggiato dalle pagine del suo giornale. Quindi Longanesi, che rischia ogni numero la chiusura, in pieno di debiti, no? Si autodipinge sempre in balia delle sue cambiali, che travolge sotto la sua matita chiunque, anche politici, intellettuali, cari al regime, e che negli anni 30 fa tradurre sull'italiano i sicari di Hemingway per la firma di Moravia, pubblica traduzioni da Dos Passos, dedica numeri interi alla letteratura russa, sovietica addirittura, non solo Tolstoi, Dostoevsky, quindi il passato, ma anche i contemporanei, va a pescarli dai quattro angoli dell'Unione Sovietica, che discute a viso aperto insieme ai vari collaboratori del giornale, fra cui Camillo Pellizzi, di razzismo, di leggi razziali, ma sempre con un occhio, insomma, mai scontato, che non risparmia neanche i RAS o i politici di regime. Un ultimo esempio per chiudere. Longanesi, da una parte, nel 27 sbandiera la nascita delle edizioni dell'italiano, come abbiamo preso a stampare dei libri che saranno un esempio di quello che noi intendiamo per arte fascista. E lì dentro ci sta la pubblicazione del Domenico Giordani e di Raimondi con i suoi disegni. E dall'altra, pochi mesi prima, nella rubrica Uova Sode, scrive: «Si sappia che l'arte fascista non deve esistere. Dio ci scampi e liberi dagli archi di trionfo, dai fasci coi festoni, eccetera.
Se si vuol fare qualcosa per l'arte, si aiutino quegli artisti che sanno far proseguire non ignominiosamente la grande tradizione italiana. Se italiano vuol dire fascista, anche arte italiano vorrà dire arte fascista. Come dire, non è il fascismo che deve modificare l'italiano o l'arte italiana, aggiungendo un che di posticcio, di magniloquente, ma è l'italianità ad essere nella sua essenza, nella sua tradizione eternamente classica, semmai fascista. Il fascismo si deve adeguare. Quindi via la moda, via l'effimero, via l'inessenzialità. Ecco, diciamo che per concludere, la ricchezza di questo scambio tra Ungaretti e Raimondi è veramente di grande importanza per comprendere questa situazione così frastagliata, questa condizione così complessa, appunto, e anche difficile di quegli anni, soprattutto gli anni venti. In certi momenti lo scambio Ungaretti-Raimondi è l'unico che testimonia degli interventi o della politica culturale o delle idee di Ungaretti di quegli anni, perché magari i carteggi con i maggiori interlocutori tacciono con Papini, con Soffici, si diradano, invece con Giuseppe Raimondi è intensissimo. Nell'ultimo meridiano delle tutte le poesie di Ungaretti, quello del 2009 curato da Ossola e Giulia Radin, la ricostruzione della cronologia culturale, bibliografica anche, e di pensiero di Ungaretti della metà degli anni venti, è tutta ricostruita dalle lettere tra Giuseppe Raimondi e Giuseppe Ungaretti, insomma, per dire quanto è importante. Chiaro, poi le cose cambiano, i due si allontanano, ci sono tanti eventi, insomma, che li separano. Raimondi si allontana proprio dal mondo letterario per tanti anni, non si riconosce più, insomma, nell'Italia di quegli anni. Ungaretti va in Brasile per anni, e quando riprendono a scriversi negli anni 50 e 60 è tutto cambiato, però l'amicizia rimane forte. Raimondi invita Ungaretti qui a Bologna per una conferenza al centro La Briola, ma già nel 47 Ungaretti aveva fatto visita all'amico bolognese e in una lettera testimonia di averlo incontrato con le sue figlie, quindi insomma l'affetto è rimasto molto forte. Insomma, le lettere diventano sporadiche, ma non perdono il filo dell'affetto e rimangono a testimonianza di questo rapporto che in fondo dura, non dico una vita, ma quasi. Grazie Eleonora. Ecco, veramente grazie, perché io ho preso un sacco di appunti, ma anche perché intanto ci hai fatto proprio vedere come questo periodo di scambio tra Ungaretti e Raimondi coincide con una grande vivacità di orientamenti culturali che va proprio a solidificarsi, a sedimentarsi nelle riviste. Molti di noi hanno studiato la letteratura del Novecento per grandi medaglioni, no? Ungaretti, Croce, Montale, cioè. E abbiamo dovuto fare molta fatica invece ad insegnare alle generazioni successive che molto spesso questi medaglioni sono legati invece a un tessuto culturale importante, che è quasi più importante delle loro individualità e senza il quale le loro individualità non sarebbero potute emergere. Quindi in questa relazione di Eleonora è venuto fuori, secondo me, proprio uno di quei punti di aggancio fondamentali tra la provincia del fumista Raimondi e il grande contesto internazionale europeo di quegli anni, cioè commerce, e poi anche questa ultima riflessione sull'italiano è molto significativa, insomma, perché ancora una volta Bologna è un centro quasi inconsapevole, ma forse in parte anche consapevole, di un movimento culturale collettivo e autenticamente europeo. Quindi grazie mille Eleonora, poi spero che avremo il tempo di ritornare su alcuni punti, anche con l'aiuto chiaramente del pubblico presente. Quindi grazie, io lascio quindi la parola a Daniel Raffini. Il titolo della sua relazione è Tra i documenti di quel tempo, Giuseppe Raimondi e il dibattito letterario nelle riviste tra le due guerre. Grazie. E allora, buonasera a tutti, grazie, e ringrazio intanto Filippo Milani per avermi permesso di tornare su un personaggio molto attivo nelle riviste tra le due guerre. E un personaggio che, a differenza di altri che vissero quel periodo, fu anche molto
consapevole del tipo dell'epoca che ha attraversato e dell'importanza di certi snodi, soprattutto nelle riviste. E questo lo vediamo, per esempio, nell'avvertenza per giornale Ossia d'Aquino, in cui Raimondi scrive: l'autore di questo libro ritiene, a parte l'intrinseca qualità degli scritti che lo compongono, che un intento sia stato raggiunto con essi, che sarebbe quello di dare un'idea della cultura e del gusto correnti del tempo in cui venivano uscendo nei giornali, tempo al quale sentiamo di essere legati come al più decisivo, al più importante e anche al più caro della nostra vita. Vorremmo quasi azzardare che in quegli anni così lontani fu giocata qualche buona carta per la sorte dell'ingegno e dello spirito delle cose d'Italia, di cui non dovremmo vergognarci. Anni di confusione e di errori gravi, di entusiasmo, lavoro, fatica, coraggio nel campo degli studi letterari. Oseremmo quasi di aggiungere che in quegli anni che tanto ci furono rinfacciati, c'era nel nostro paese chi si sforzava di mantenergli la stima del mondo guadagnata con Leopardi e Manzoni e lavorava per conservargli il posto nella storia d'Europa moderna, che nella storia d'Europa moderna si era procurato. Noi non avremo altro compenso che quello di poter dire che c'eravamo e che conoscemmo da vicino quegli uomini. Giornale Ossia d'Aquino domanda di restare solamente tra i documenti di quel tempo che è Giornale Ossia d'Aquino, raccoglie scritti del 25 al 30, quindi gli anni di cui ci stiamo occupando. Nonostante la modestia di Raimondi, che non si considera uno dei protagonisti di quell'epoca e si presenta piuttosto come un semplice testimone, il suo ruolo fu pionieristico nel mettere in campo questioni che saranno caratterizzanti del dibattito di quegli anni. E devo confessare che il titolo di questo intervento ovviamente è troppo ambizioso rispetto al risultato, proprio perché Raimondi scrisse su moltissime riviste. Quello di cui mi occuperò oggi è una particolare congiuntura che avviene appunto negli anni 20, con articoli dalla raccolta alla Fiera Letteraria, l'Ità Letteraria, e ci concentreremo anche sul sodalizio con Giovan Battista Angioletti. E inizierò dalla fine, cioè da uno scambio epistolare tra Raimondi ed Enrico Falqui risalente all'inizio del 31, quando Falqui era redattore dell'Italia Letteraria. E le lettere sono conservate nell'archivio Falqui presso l'archivio del Novecento di Sapienza e presso l'archivio ovviamente di Giuseppe Raimondi qui a Bologna. Allora, il 12 gennaio del 31 Raimondi scrive a Falqui: «Leggo l'Italia Letteraria e questo mi serve a tenermi legato ai vecchi amici. Ho visto cose belle, le poesie di Ungaretti, la novella di Huxley, la risposta di Angioletti a Montano. Per un momento ho pensato di mettere sulla carta alcune idee a proposito di quest'ultima, poi non mi sono deciso. Mi sento ormai così poco fra la critica militante che mi decido quasi sempre a stare zitto. Ma sta il fatto che l'articolo di Angioletti mi trova consenziente su quasi tutti i punti. Angioletti è uno degli uomini di più grande buona volontà che io mi conosca». Il 16 gennaio Falqui gli risponde: «La polemica sull'arte, sulla morale, sull'eticità, vogliamo proseguirla più in fondo. Mandi uno scritto, non si tiri indietro. L'argomento è di quelli che debbono starci a cuore. Dalla discussione dovrà nascere chiarezza ed onestà di giudizio, ed ella ha diritto di esprimere la sua opinione, tanto meglio se in gran parte concorda con la nostra». In un'altra lettera del 31 gennaio Raimondi in realtà ribadisce il suo rifiuto, ma si dice ancora d'accordo con la visione espressa da Angioletti, perché dice: «Angioletti si è tenuto vicino all'argomento principale, cioè la persona viva dello scrittore di oggi». E poi si dice ancora: «La cosa migliore è però quella di tenersi in disparte». Ecco, questa arrendevolezza un po' di Raimondi su questo punto dipende dal momento storico in cui ci troviamo. Nel 31 Raimondi, questo si vede dai carteggi, sta avendo un momento di disillusione verso la possibilità di poter guadagnare, lavorare grazie alla letteratura, e sente anche il peso del suo altro lavoro. E, tuttavia il dato che ci interessa è che Angioletti è d'accordo con la linea espressa da che Raimondi è d'accordo con la linea espressa da Angioletti nell'Italia Letteraria. Il dibattito a cui fa riferimento nelle lettere
tra Falco e Raimondi era iniziato il 9 novembre del 1930 con l'articolo Idea dello scrittore, in cui Lorenzo Montano riprendeva alcune tesi contenute nel libro Caratteri e vicende di Franelli, risalente al 26, in cui Franelli appunto sosteneva la necessità per uno scrittore di essere anche un grande uomo, la necessità che lo sforzo estetico corrispondesse a un'azione etica e che quest'ultima si esprimesse sia nell'opera che nella vita dello scrittore. La posizione espressa da Angioletti in qualità di rappresentante dell'Italia letteraria è sostanzialmente concorde, con la differenza che Angioletti dice che non si sta vivendo un momento di decadenza morale dal punto di vista letterario come vorrebbe far pensare Franelli. In questa risposta a Montano ci sono alcuni punti, la risposta è di Angioletti sempre, che ci interessano per proseguire poi il nostro discorso su Raimondi. Scrive Angioletti, siamo il 9 gennaio del 31, è necessario oggi più che mai uscire dalla gabbia dorata di una letteratura per letterati, lontana dalla verità e dal mondo quanto è lontano Marte dalla Terra. Penso anche, come te, che sia necessario abbandonare un'arte puramente descrittiva, perché essa non è più sufficiente a rappresentare l'umanità del secolo nostro. Mi parlo ora di tornare a credere nelle cose grandi, magari un po' nebbiose e generiche, ma grandi. E non parlo di grandezza artificiosa o effimera, ma di grandezza umana, una grandezza che non vada più in là dell'anima dell'uomo. Dalla natura morta all'uomo vivente, dall'abito, dal costume, dal caratteristico, al sentimento, all'affetto, all'universale. Angioletti non vuole semplicemente affermare i valori etici dell'arte e dell'artista, ma intende portare avanti un'arte più vera, più umana e più universale, che attraverso la sua verità si imponga come morale, quindi una moralità intrinseca all'opera. In questo si discosta da quello che aveva scritto Montano. L'attenzione alla verità umana universale e all'universalismo dell'arte emergeva d'altronde già in quello che è forse l'articolo più famoso di Angioletti, Aura poetica, del 7 luglio 29, in cui, parlando di Joyce, diceva che Joyce era rappresentante di una verità secondaria, transitoria, troppo legata all'esistenza empirica, e proponeva invece il ritorno ad una verità dello spirito. E scriveva così: per l'artista, quel che può pensare in una giornata qualunque della sua vita un uomo non conta, conta semmai il carattere di un uomo colto attraverso un gesto, una reazione esterna di fronte ad un avvenimento, ad un semplice spettacolo naturale. La genialità consiste nell'ottenere il massimo risultato col mezzo più semplice. L'artista non si cura, se non quando necessario, di trascrivere quel che tu pensi, lettore, mentre compi i gesti abituali della tua giornata uniforme e fiacca, ma vuol sapere chi sei tu nella società in cui vivi. Egli ti viene a cercare quando sei in crisi, quando le tue abitudini sono sconvolte, quando non sai ritrovarti da solo e ha bisogno di soccorso, di consenso. E il poeta, dice in conclusione, è colui che non ha paura delle astrazioni, delle generalizzazioni, dei simboli e può darti l'aiuto che nessuno scienziato può offrire, fornirti. Quindi Raimondi si dichiara in sostanza d'accordo con queste posizioni, e, come d'altronde era dal carteggio con Angioletti, emerge una forte stima, come Angioletti fosse uno dei critici e degli amici che stimasse di più Raimondi, e tuttavia questa consonanza non è una semplice adesione di Raimondi al pensiero di Angioletti, ma perché infatti le loro posizioni sono simili, ma non del tutto identiche, come vedremo. E soprattutto queste posizioni, o comunque questo discorso, è presente in Raimondi fin dagli articoli pubblicati nella raccolta, quindi molto prima della sua collaborazione alla Fiera Letteraria. La consonanza, semmai, quindi è il frutto del clima di un tempo, e gli articoli di Raimondi possono allora davvero essere considerati come documenti di quel tempo, come appunto scriverà successivamente. Attraverso un percorso negli articoli tenteremo allora di ricostruire alcuni elementi dell'atteggiamento critico di Raimondi negli anni venti, in questa particolare congiuntura intorno all'Italia, alla Fiera Letteraria e all'Italia Letteraria. E partiamo proprio da due elementi che apparivano nel dialogo tra Montano e Angioletti, ossia la necessità di una verità umana universale e il bisogno di un'etica integrata all'arte. Ed è curiosamente proprio in una recensione a Montano, Danilo Lebrecht, poi pseudonimo Lorenzo Montano, apparsa sulla raccolta nel 18, in cui Raimondi parla di etica dell'arte. Scrive:
Se si scopre di quest'arte novissima, si riferisce al carducianesimo e al dannunzianesimo, un'assoluta superficialità. Forme infelici che presuppongono disgregamenti interni, false coscienze non controllate da un'etica e da una logica che pur deve sussistere. Quindi etica e logica devono sussistere, ossia essere il fondamento dell'arte. Già nel 18, quindi Raimondi sosteneva questa visione. Nella stessa recensione scrive che nell'opera di Raimondi si realizzano piccole verità di pensiero e di stile a mezzo di molta fatica e di molti errori. In Raimondi la ricerca di una verità umana si unisce a un intenso lavoro intorno allo stile. In questo notiamo la sua concezione della letteratura come mestiere e la sua condizione di letterato artigiano. Nella recensione a Luce sulle case di Raffaello Franchi, che appare ancora sulla raccolta nell'ottobre del 18, e Raimondi esprime la necessità di rinnovamento e di ritorno alla tradizione che saranno poi presupposti della Ronda e anche di altre riviste di quegli anni, un rinnovamento che secondo Raimondi è già in corso, dice, per opera di alcuni uomini che nel tempo e nello spazio in grado sanno fermare la maturità di un lavoro destinato e senza impazienze, leale e vibrante fatica non atta a risolversi in isteriche e pazze dispersioni snobistiche o impulsive tra i presupposti di una nuova retorica. E cita tra questi autori Cardarelli, Bacchelli, Baldini, Linati, scrittori che possono, dalle loro esperienze di vita e d'arte, trarre solitarie bellezze, alimentati, dice, da una necessità morale ignota agli sconfinatori della tremolante sensibilità. Dalla tremolante sensibilità. E ancora, parlando del libro proprio di Franchi, dice che in esso sono presenti i presupposti per porre le basi di forme durature dello stile, quindi ancora una volta sul concetto, sull'importanza dello stile. Questa impostazione critica è costante nel lavoro di Raimondi e la ritroviamo ad esempio in un articolo sui giovani scrittori russi pubblicato il 4 maggio del 1930 sull'Italia letteraria. E qui Raimondi fa un'interessante riflessione sul rapporto tra vita, storia e letteratura. Scrive: questi giovani scrittori russi traggono la propria forza dal fatto di aver imparato a scrivere sotto la spinta di casi che la loro vita gli offriva. Cosicché il carattere autobiografico dei loro scritti si risolve in una forma deliberatamente oggettiva, prendendo le vie aperte della narrazione, romanzo o novella, anziché sterilirsi in liriche soggettive. È gente che, nel mezzo di una guerra e di una rivoluzione, ha tenuto gli occhi aperti, ha osservato e ha saputo ricordarsi quello che ha visto, mezzo semplice ma ancora buono per iniziare un lavoro che può durare oltre i capricci delle mode letterarie. E qualche mese dopo, il 4 gennaio del 31, Angioletti, in quella risposta a Montano, scriverà: penso che lo scrittore debba avere una coscienza viva ed attiva dei problemi che oggi agitano i popoli e i paesi e che debba cercare di coglierne il riposto significato e darne rappresentazione immediata attraverso l'arte. Quindi sembra proprio quello che fanno gli scrittori, gli autori russi descritti da Raimondi. Alla ricerca di una verità universale umana si aggiunge fin dagli anni della raccolta la percezione di una malinconica ironia come carattere peculiare della modernità. Questo è qualcosa di tipico della visione letteraria di Raimondi ed è uno degli elementi in cui è in disaccordo con Angioletti, per il quale invece l'arte deve essere seria, non devono esserci aperture verso l'ironia, neppure quella malinconica di cui parla appunto Raimondi. E da questo punto di vista si deve notare come la raccolta non anticipi la Ronda solamente nel ritorno alla tradizione, ma anche in quella che Langella ha definito l'Europa della favola e dell'ironia. La già citata recensione di Montano esordisce in questo modo: c'è nel fondo di ogni grande opera poetica un'intenzione riposta di ironia, quello stato di disincanto prodotto da un risultato meschino conseguente all'attesa, una sproporzione visibilissima che cagiona il riso, ironia che conserva uno strato inevitabile di umore malinconico, di acredine mal dissimulata. Basti ricordare le operette morali di Leopardi e il Faust di Goethe, ai quali gioverebbe tornare. Ora, a parte anche l'esattezza di una definizione su cui
molto centrale per il Novecento, come quella di Ironia, che qui insomma Raimondi dimostra di maneggiare con molta bravura. E la stessa malinconica Ironia torna anche in un'altra recensione proprio a segnalare che è un filo conduttore nella lettura, nelle letture di Raimondi di quegli anni, e per esempio questa di Sin, il Furfantello dell'Ovest e altri racconti, Raimondi scrive che questi drammi sono il frutto di un ingegno bizzarro, denso di umorismo e di rattenuta umanità dolorante. E parla del tentativo che rasenta il paradosso di fondere il carattere lirico passionale delle genti nordiche a quello ironico grottesco, per cui chi l'intende crede di respirare l'iterale atmosfera di una farsa impostata comicamente su uno sfondo di reata purezza paesana. Lo stesso elemento appunto torna negli anni della fiera letteraria in un personaggio che è molto caro a Raimondi, cioè Galileo, e in questo articolo del 26, il primo articolo che Raimondi pubblica sulla fiera letteraria, e scrive: una distante e calma malinconia, a proposito dell'atteggiamento di Galileo, una distante e calma malinconia che poi si venne continuando in noi e diventò uno dei caratteri tra i più disperati della mente moderna. A del disperato, oltre all'ironia, la supplicazione di Galileo appunto nel dimostrare al mondo incredulo il moto della terra. Anche nel caso di Galileo, Raimondi fa riferimento allo stile, parla di una calma forza del suo stile che consiste nella naturalezza del ridurre concreto e quasi visibile ogni aspetto della fantasia. E arriva quasi a teorizzare in Galilei un creatore del linguaggio letterario italiano. Scrive: a suo modo Galilei fu inventore di nuovi miti, usò metafore ma così universali e dirette, così vaste, che l'umanità da quel momento non ebbe linguaggio più umile, chiaro e, bisogna dire, più terrestre del suo. Da allora il linguaggio italiano, non quello parlato, si intende, ma quello letterario e colto, s'avviò ad uno stato di perfezione che, nello stile di Leopardi, raggiunse quel grado ultimo e pieno di profumo che è proprio dei frutti prossimi a cadere. Ecco, questa attenzione che è stata notata anche da Ezio Raimondi successivamente per la scienza, per gli scrittori scienziati, come vediamo Raimondi la inserisce all'interno di quella tradizione che poi farà proprio la Ronda e gli altri movimenti classicisti degli anni venti, quindi lo lega a Leopardi, quindi lo lega a Manzoni e quindi lo lega fino al presente. E restando ancora un attimo su questo concetto di verità umana, c'è anche un altro autore importante per Raimondi da questo punto di vista, che è Tolstoi. E il 6 settembre del 29 sulla Fiera Letteraria esce un articolo sulla felicità domestica di Tolstoi, in cui Raimondi ragiona sul rapporto tra uomo e natura nell'opera di Tolstoi, appunto. Scrive riguardo la felicità domestica: è una di quelle opere di Tolstoi dove pare che la natura, gli elementi, il tempo e le stagioni siano chiamati a rappresentare una parte uguale, se non più importante, di quella tenuta dagli esseri umani nel corso degli avvenimenti. Quella capacità di Tolstoi, che ho accennato, di fondere avvenimenti umani ed eventi cosmici, è degna di Shakespeare, ed ecco un altro nome della costellazione che Raimondi va disegnando, mago miracoloso del Nord. Tutto il romanzo è difatti condotto avanti su questo sottointeso di duplice vita, quasi direi tenendo un occhio sul cuore dei protagonisti e un occhio sulla natura. In questo articolo si vede bene una sfaccettatura della poetica raimondiana presente anche in Angioletti. In Aura poetica, infatti, Angioletti si scagliava contro la rappresentazione delle bassezze della vita quotidiana, ma non rifiutava la rappresentazione del male. Il romanzo di Tolstoi, di cui parla Raimondi, racconta il male, ma in questo racconto del male ci sono due elementi centrali per differenziarsi da quello appunto che rifiutavano lui e Angioletti. Il primo è la scelta di un male che possiamo considerare comune all'esperienza di tutti gli uomini
e il romanzo di Tolstoi parla del deteriorarsi di un rapporto amoroso, di un matrimonio. Il secondo è l'utilizzo di immagini pacificate di uno stile di Ceremondi che, cito, è già nelle cose, negli avvenimenti come esistono ed avvengono nel tempo e nello spazio. La scrittura viene a coincidere, dice, con l'atto stesso di esistere e di guardare, ma è uno sguardo da lontano quello che descrive Ceremondi. Infatti, dice Tolstoi, racconta la vita del mondo con voce di incalcolabile lontananza. E questo sguardo da lontano lo troviamo anche nella descrizione che Ceremondi faceva in quell'articolo sugli scrittori russi di una scena di orrido presente, di alcune scene di orrido presente in una delle novelle di cui parlava, in cui scriveva appunto: in questa novella c'è del sanguinaccio e un impiccato che pende, ma sono lontani, non fanno inorridire. In questa frase sembra di sentire l'eco appunto della polemica angiolettiana nell'articolo Aeropoetica contro l'esposizione dell'orrido e contro il risolversi della vita interna dell'uomo in orrore che Angioletti appunto rimprovera a Joyce, all'Ulisse di Joyce. Ancora nell'articolo su Tolstoi, Ceremondi fa un confronto con Stendhal che ci permette di passare al punto successivo della nostra mappa della poetica raimondiana. Scrive Ceremondi che nel racconto Una posizione sociale di Stendhal, la resa del carattere del protagonista si risolve quasi meccanicamente in base a calcoli preordinati, come un teorema di geometria. L'accostamento del lavoro letterario al calcolo è un elemento costante nella critica di Ceremondi e nella modalità di guardare la letteratura. È come se l'idea si trasponesse in un tessuto di parole seguendo leggi geometriche e matematiche. Ceremondi ne parla anche nell'articolo su Galileo, in cui scrive: il suo linguaggio, costretto nell'idea, si esalta in immagini che appariscono come risultato dei suoi calcoli matematici, delle sue speculazioni astronomiche, e non sono altro che le armature delle sue costruzioni tentate di elevare nell'infinito. E troviamo la stessa immagine anche in un articolo su Poe che Ceremondi pubblica sulla Fiera Letteraria il 6 giugno del 26, in cui parla della sua tendenza, appunto, di Poe a far del lavoro letterario il preciso risultato di un calcolo e di una scelta di motivi condotti l'uno e l'altro con un'agilità che non ritarda in alcun modo il movimento del lavoro stesso. Il passaggio successivo rispetto alla matematica è, in questa visione, la musica, che dalla matematica prende forza per risolvere la narrazione. Si legge ancora nell'articolo su Poe: lo stile dei poemi di Poe è qualcosa di così staccato dalle parole del testo, anonime e uguali, come in un canto musicale sono le note che rialzano il carattere e il tono della composizione. La sua particolarità consiste in una infinita serie di trapassi dell'idea, delle parti di essa e della parola, da una supposizione matematica, da uno stato primordiale di numeri, ad una realtà musicale nella quale il poema, come un problema, viene risolto. Ora, questo articolo su Poe è importante anche per un altro punto centrale del dibattito letterario che stava avendo luogo sulla Fiera Letteraria, che riguardava la creazione di una discendenza della poesia europea contemporanea su cui stavano lavorando proprio i redattori della rivista in quegli anni. E la Fiera Letteraria stava andando infatti alla scoperta di molti poeti stranieri, in particolare quelli della nuova linea classicista, capace di attraversare e attualizzare la tradizione, una linea che appunto nella Fiera Letteraria viene a coincidere con e anche in altre riviste in realtà di questi anni viene a coincidere nella triade Valéry, Rilke, Eliot, ma che affonda le sue origini in un'altra triade, questa volta non di contemporanee, ma in una triade di progressiva, che è quella Poe, Baudelaire, Mallarmé. E tale discendenza viene segnalata appunto da Ceremondi in questo articolo, su Poe, in cui, ecco, notiamo proprio come la progressione anche del discorso, a parte che Ceremondi, ora non leggerò tutto, però solo ho voluto inserire questa citazione perché aveva un modo di scrivere critica molto bello, che Angioletti
forse non riferendosi a lui, ma in generale riferendosi al critico ideale, scrisse sull'Italia letteraria: il critico ideale di oggi è colui che è anche scrittore, che nella critica mette la scrittura, mette l'invenzione, e penso che Raimondi su questo fosse una delle penne migliori di quegli anni. E, ecco, però per tornare al nostro punto, quindi vedete come nell'articolo appare chiaramente come questa progressione o Baudelaire, Mallarmé e infine Valéry. Allora, proprio un articolo su Valéry. Scusate, questa linea è importante, mi ci sono soffermato, ho pensato bene segnalarlo, perché è una linea che poi diventerà canonica negli anni 30, e Raimondi, da quello che io ho potuto leggere, è uno dei primi a proporla in maniera così chiara, quindi per esempio sarà ripresa quasi pedissequamente questa linea dalla rivista Circoli, poi da Letteratura di Bonsanti, quindi anche qui ha avuto un ruolo di pioniere Raimondi in questa interpretazione della modernità, della poesia moderna e europea. E proprio su Valéry è un articolo da cui possiamo trarre altri spunti che ci indicano la partecipazione di Raimondi, un altro dibattito molto vivo, che d'altronde è in nuce anche in ciò che abbiamo detto finora, ossia quello sull'Europa letteraria. L'articolo su Valéry anticipa la pubblicazione per la Gazzetta Cesolare di uno studio più ampio sul poeta francese. Qui Raimondi ci offre una geografia storica, sentimentale, potremmo definirla, dell'Europa, secondo in realtà una rappresentazione dello spirito dei popoli che forse oggi può sembrarci un po' stantia, ma che in realtà era tipica dell'epoca e aveva un suo significato particolare. Scrive Raimondi: la nostra arte di popoli del Mediterraneo, italiani, francesi e spagnoli, è quella che più di ogni altra conviene di chiamare naturale e naturalistica. I greci, più antichi di noi, partecipi quanto noi di questa chiarezza dell'intelligenza mediterranea, cercarono di renderla più esatta e precisa, idealizzandola. Da quel giorno restammo tutti soggetti alle tendenze platoniche di essa e non sapremmo più liberarcene. Ma il nostro più grande pericolo sarebbe quello di essere un poco africani. A quel punto il sole o il mare addormentando l'intelletto, il sole o il mare addormentano l'intelletto, creando inutili fantasie e miti bestiali. Per metterci al riparo siamo corsi verso nord, a rinfrescarci la memoria, incontrando altri pericoli. Quello che nei meridionali era impulso, agilità di concezione, analogia e metafora, nei nordici è divenuto un atteggiamento freddo e composto. Platone ha avuto un erede pedante come Winckelmann. E questo discorso risente di un dibattito che era avvenuto l'anno precedente proprio sulle colonne della Fiera Letteraria, quando Angioletti aveva scritto, questo libro del francese Henri Massis, Difesa dell'Occidente, e Angioletti appunto metteva in guardia dai pericoli dell'orientalismo, l'Africa citata da Raimondi. Angioletti distingue qui due tipi di europeismo. Il primo è quello dei neomistici e dei relativisti, i quali, dopo aver constatata la decadenza dell'Occidente, cercano la salute al di fuori dell'Europa stessa, tentando di sostituire le pittoresche ideologie orientali alla nostra antica e incomparabile civiltà. Cioè, ovviamente questa è una visione molto retorica e molto legata all'epoca. Dall'altra parte, secondo Angioletti, c'è un europeismo che per pura comodità chiameremo classico, ma che sorge appena adesso e tende ad un totale ritorno alle origini della civiltà europea, rappresentata, dice Angioletti, dalla civiltà greco-latina temperata dal cristianesimo. Questo secondo tipo di europeismo, per il quale Angioletti cita proprio Valéry ed Eliot, si basa su due principi che sono l'intelligenza realistica e l'ordine spirituale, che sono più o meno quello che abbiamo detto finora in vari termini, e di quel dibattito sulla verità della letteratura, che si intreccia appunto in questo particolare frangente storico con l'indagine sull'identità europea. Scrive ancora in quell'articolo Angioletti:
Per noi il XX secolo è qualcosa che rinasce appena adesso, ancora poco visibile in superficie, tuttavia già popolare nelle coscienze, il senso della ragione, della semplicità lineare, dell'ordine spirituale e infine della verità umana. La verità di Omero, di Orazio, di Dante, che è anche la verità di tutti i giorni, del re e dell'ultimo cittadino, l'unica che sorregga l'arte e governi i popoli. La verità europea per eccellenza. Ecco, si nota appunto come queste idee, come Raimondi tenti in realtà di tutte queste idee anche di dare un'interpretazione più, forse meno, come dire, orientata, più libera, più, più sfaccettata rispetto a quella che era l'idea ufficiale che, di cui si fa portavoce Angioletti. Quindi in questo senso fu un interprete particolarmente interessante di questo dibattito. Quindi i discorsi dei due critici, come abbiamo visto, si intersecano e trovano un luogo di incontro nella rivista, che diventa appunto il luogo di maturazione ed espressione di un orientamento letterario. Allora, io ci potrebbero essere molti punti in questa mappatura della poetica raimondiana. Quello che abbiamo detto però mi sembra dimostrare come Raimondi fu veramente all'interno del dibattito delle riviste degli anni venti, anzi ne fu protagonista e pioniere. E vorrei concludere leggendo un ritratto che Giacomo De Benedetti fa di Raimondi il 9 giugno del 29, recensendo il suo Megalotti, che appunto mi sembra coincidere bene con questa visione che abbiamo cercato di dare. Scrive De Benedetti: il Raimondi mirava ad esprimere per figure, immagini, dialoghi tra personaggi storici quella che più tardi definirà una sua aritmetica del mondo e dell'universo, tutta astratta e musicale nei particolari. Con una decantazione assidua e paziente veniva chiarendo una sua filosofia, o meglio un filosofico senso della vita, riposato a un tempo e melanconico, alieno dai grandi e paradossali enunciati e volto invece a catturare la musica dell'azione quotidiana. Il suo mondo lirico si configurava già come il luogo di certi ritmi dell'intelletto e del cuore, e l'arte sua era intesa a segnare in una linea tutto insieme corposa e spirituale il grafico di siffatti ritmi. Grazie. Grazie Daniel Raffini, perché ci ha fatto sentire intanto molte voci intorno a Raimondi, e anche perché è emerso, credo, di Raimondi questo carattere sfaccettato, appunto, come dicevi tu, cioè di questo intellettuale che è fatto di sfumature molto tenui, molto delicate, che vanno quindi centellinate una ad una, ma che in realtà ha sorprendentemente anticipato molti punti di vista che poi hanno formato in fondo la nostra idea di Novecento. Questa filiazione Baudelaire, Mallarmé, Valéry e queste triadi che si configuravano allora, lui in realtà quasi le viveva dall'interno, insomma, come grande cultore di poesia francese, e le aveva viste prima di altri, le aveva viste e sperimentate su se stesso prima di altri. Ci sono, non so se Filippo avevi previsto domande, interventi del pubblico. Dimmi tu. Abbiamo una decina di minuti, direi, non di più, quindi non so se tu avevi qualche spunto, magari una domanda per tutti, a cui tutti e due possono rispondere o qualcosa. Sì, in realtà ne ho un paio, però ne farò una sola per motivi di tempo. Proprio a tutti e due, così, una vostra considerazione su questo tema. Cioè, noi abbiamo parlato di un periodo che è preceduto e seguito purtroppo dalla guerra, e quindi, come, non so, viene in mente il Valéry della Crise de l'Esprit del 1919, che diceva: adesso, signori, noi civiltà abbiamo imparato che siamo mortali, cioè abbiamo imparato che a un certo punto tutto il nostro grande patrimonio può essere spazzato via. I poeti, i critici dei critici, diceva Valéry, tutto questo può essere spazzato via da un momento all'altro, e quindi chiaramente da lì cambia tutta la visuale della letteratura sulla civiltà. Allora volevo chiedervi, in questi vostri appunto viaggi all'interno dell'opera di Giuseppe Raimondi e del suo contesto europeo, come avete visto il suo rapporto con la guerra e anche con
potremmo dire con il potere, con le istituzioni, con quelle istituzioni che poi sono diventate insomma, l'apparato fascista, la censura, le distorsioni, ecco, dei rapporti con le altre culture. Non so, avevo in mente questa domanda, cioè come vedete il rapporto di Raimondi con la guerra, non solo con la prima guerra mondiale, ma anche con la seconda eventualmente, quindi andando avanti nel tempo, e che impronta pensate possa avere lasciato su di lui e anche sul suo contesto. Chi vuole può, chi dei due vuole. Sì, allora, dunque, con il potere, effettivamente quello che cercavo di tratteggiare prima anche nel panorama, che insomma delle riviste tra le due guerre in realtà, quindi io mi sono spinta in realtà negli anni 20, inizio anni 30, insomma non oltre, perché mi sembra che a un certo punto poi lui prenda proprio le distanze, no? Nel non ritrovarsi nella società letteraria, proprio per quanto è viziato l'ambiente in cui ci si deve muovere. Quindi è combattivo nella prima parte, negli anni 20, cioè combatte per la sua idea di letteratura, questa idea che insomma mi sembra che converga anche dalla ricerca di Daniel, e sfidi in qualche modo, no, con gli strumenti che ha, in giornali che, penso all'Italiano, sono giornali fascisti, però hanno sempre una posizione molto frastagliata, perché ci sono delle pagine molto dure in cui lui proprio la sua penna sembra sposare un po', no? Anche il graffio di Longanesi, cioè parlano di olio di ricino e botte da orbi, no? Quando devono parlare delle polemiche con gli intellettuali con cui non si trovano d'accordo, no? Che quindi propugnano questa modernità così aleatoria, non sullo stile che dura, no? Non la moralità che dura, quindi quando è moda. Quindi anche il linguaggio, possiamo dire, se può essere una cartina di tornasole per capire insomma, no? Come si allinea, si adatta in qualche modo a questa. Però mi sembra più l'immagine dolente di qualcuno che a un certo punto che prenda le distanze da questo agone, quando a un certo punto veramente il clima è viziatissimo, è terribile, no? Proprio, si fa proprio violento. Non mi spingo però fino alla Seconda Guerra Mondiale, perché non è dopo un periodo che io conosco bene, quindi magari faccio fatica a dire questo. Però riguardo al potere mi sembra che lui sposi un po' la modalità così più irruente, violenta, penso all'Italiano, però in realtà ironia e malinconia continuano a essere, mi sembra, un po' la Forgue e Rimbaud, come lui diceva, sono un po' i numi tutelari che così vegliano sulla sua opera, e dice: a me bastano quelli, non chiedo altro. Lo dice in una lettera degli anni 20, per esempio, a Ungaretti. Ecco, questa osservazione mi viene da fare. Grazie. Daniel? Allora, sì. Diciamo che parto dalla guerra. Posso parlare della prima, principalmente. E in Raimondi e in molti italiani, ma lui abbiamo visto è precursore in questo già con la raccolta, in realtà più che la caducità della vita, dell'arte, tutto quanto, quello che il senso che dà la guerra, il dopoguerra, è quello di onnipotenza a questi scrittori, perché pensano di ricostruire, come sarà anche nel secondo dopoguerra in modo diverso, pensano ovviamente di poter ricostruire, c'è una palingenesi ed è quello che fanno sempre con questo fare molto ottimistico, che ovviamente, ecco, il rapporto poi negli anni successivi al rapporto col potere, col fascismo, era anche forzato un po', non si poteva ovviamente essere disfattisti, quindi tante posizioni che abbiamo visto di Angioletti, che dice non c'è decadenza morale, non so quanto erano ovviamente figlie del fatto che Angioletti era il direttore di quella rivista e voleva probabilmente continuare a pubblicarla. E sul rapporto col potere, secondo me c'è un'altra collaborazione di Raimondi che potrebbe essere interessante per una coincidenza cronologica, ma devo ammettere non l'ho ancora approfondita, che è quella con Solaria. E nelle lettere a Carocci Raimondi dice: Solaria è la mia, siamo sempre nello stesso periodo, fine anni 20, inizio anni 30,
Raimondi dice Solaria è la mia rivista, è l'unica vera rivista che mi interessa, e poi c'è una coincidenza cronologica particolare: Raimondi si disillude, si ritira dalle scene letterarie intorno al 32, ed è gli stessi anni in cui Carocci si disillude rispetto alla missione di Solaria, proprio per fattori economici, ma che mascherano fattori politici. Loro volevano fare una rivista europea, non l'hanno potuta fare. E un ultimo piccola cosa sempre su questo, che ci dice qualcosa anche su Falqui. Falqui, sappiamo, Enrico Falqui, critico, che è sempre stato considerato abbastanza allineato, proprio in una lettera a Raimondi, parlando di un sequestro di un numero dell'Italia letteraria, gli scrive vogliono renderci dei politicastri o dei politicanti, non ricordo, e sotto giammai. Quindi non so, anche il fatto che si sentisse libero Falqui molto moderato, molto pacato, proprio anche lui perché voleva continuare a lavorare nelle sue riviste, si sente però abbastanza libero di scrivere questo a Raimondi. Poi è quasi una cosa che sembra anticipare la polemica tra Vittorini e Togliatti sul Politecnico, il piffero della rivoluzione, tutte queste cose qui. Tra l'altro volevo ricordare che proprio dalla fabbrica dal negozio di stufe di Giuseppe Raimondi passarono poi nel secondo dopoguerra, praticamente, insomma, pensiamo allo stesso Pasolini, a Giorgio Bassani, che poi era il caporedattore della rivista italiana di Marguerite Caetani, Botteghe Oscure, no? Quindi in senso proprio quasi di successione. Poi, non so, Antonio Meluschi, che era il marito di Renata Viganò, una congerie di personaggi che poi hanno fatto anche molto della polemica letteraria del secondo dopoguerra. Quindi evidentemente erano dei germi che già erano presenti nel lavoro di Raimondi. Io guardo Filippo con aria interrogativa per chiedergli se possiamo. Sono le 7:05, siamo perfetti. Va bene. Allora, siamo riusciti anche ad approfondire un aspetto di quelli che ci lancia già sul Raimondi del secondo dopoguerra. Avremo modo di affrontarlo magari in un'altra occasione, però sì, importantissimo. Allora, grazie a tutti e buona serata a tutti. Grazie ai nostri relatori e a Filippo. Grazie. Grazie a voi.